sempre alla prima della Scala di scelta di Rossini, Fabio Carpegna, il giovane artefice delle scene. Com'è stata la difficoltà nel realizzare queste scene per la Scala di seta? La difficoltà è stata soprattutto nell'utilizzo di nuovi materiali che non sono classici, diciamo, del teatro, sulle plastiche, il trattamento delle varie plastiche, soprattutto per quanto riguarda l'attrezzeria. Soprattutto ci siamo dedicati tanto tempo per quanto riguarda l'attrezzeria, per la costruzione di tutti gli oggetti che stavano in scena, perché la scena poi vive dell'attrezzeria, di fatto è vuota, quindi vive soprattutto di attrezzeria. Avete usato moltissimo di quello che c'era nell'attrezzeria? Sì, certo, abbiamo trovato anche un regista che ha utilizzato molto di quello che c'era in scena. Da quello che aveva visto di bozzetti abbiamo cercato di aggiungere altri dettagli, abbiamo aggiunto molti arredi in maniera tale che il regista poi avesse ampi spazi in cui potersi muovere e poter utilizzare tutto l'utilizzabile. Qual è, secondo lei, l'esperienza maggiore nell'aver lavorato con il Teatro La Fenice e aver partecipato a questo progetto? È l'esperienza che... Ce n'è tanta da fare ancora di esperienza, ce n'è molta. Arrivati qui non è un punto d'arrivo, anzi, deve essere un punto di partenza, e lavorare per un teatro come La Fenice, certo, è molto orgoglioso, molto, molto orgoglioso, soprattutto per noi giovani, poter mettere piede in un teatro così importante. La maggior soddisfazione? La maggior soddisfazione è riuscire a fare una scenografia che funzioni nella complessità dello spettacolo. E la complessità dello spettacolo legata alle difficoltà che avete avuto nel realizzarlo? Ma alla fine tutto torna, quando si arriva qui in teatro il grosso è già stato fatto, per cui l'importante è che tutto torni alla fine e sia abbastanza facile anche per chi poi deve montarla qui in teatro, la scena. Secondo lei questo può essere un buon trampolino di lancio per una collaborazione anche non soltanto con La Fenice ma con altri teatri? Non lo so, questo non lo so, non lo posso sapere, non leggo il futuro. L'importante è poter dare al pubblico uno spettacolo di professionisti, e confidiamo di essere all'altezza tutti quanti, soprattutto chi ha lavorato dietro, i ragazzi che hanno lavorato sulla scena, che non possono essere dei professionisti. Grazie. Beh.